Sì, le mostre che noi produciamo, noi ormai sono 3 anni che noi stiamo facendo questa mostra, la mostra grande che apre il Comic Con anche prima del Comic Con, che è di una grande casa editrice di solo, come abbiamo fatto Bonelli, la Storina e la Disney quest'anno. E per esempio queste sono 3 mostre che abbiamo portato in giro dappertutto, a parte il grande collegamento con il Museo del Fumetto di Lucca, che non è il festival, anzi è anche particolarmente, diciamo, in contrapposizione col festival dei fumetti. Quando noi facciamo il Comic Con, praticamente da febbraio ad aprile spariamo, cioè non esistiamo. Chiaramente quando Erlangen, il festival fumetto tedesco, fa il suo festival, anche loro da maggio a giugno spariscono. Quindi, diciamo, c'è Angoulême, l'unico momento in cui ci si riesce a incontrare, o qualche altro festival sparso. Questo lo dico perché effettivamente sono già un paio di anni che vanno avanti, ci sono un sacco di idee, di progetti, per esempio un sito comune internazionale, appunto, anche rispetto a quello che voi proponevate, sì. E soprattutto la richiesta di fondi alla comunità europea in senso più diciamo, strutturale. Sicuramente non ci stipendiamo con il Comic Con stesso, che porta via tantissimi soldi, insomma, ogni anno poi con la crescita sono enormi i soldi che drena. Però quantomeno negli ultimi 6 anni, diciamo così, ci copriamo e lo spendiamo pure, però quello abbiamo capito che serve per fare altro durante il resto dell'anno. Quindi diciamo pure. Grazie al festival, il festival di Ravenna, e anche noi ci differenziamo ulteriormente rispetto al Comico, rispetto alle strade del paesaggio, per il taglio che abbiamo sempre dato al festival, che è un festival legato al fumetto di realtà, un'espressione che insomma hanno coniato Elettra e Gianluca Costantini, che riguarda il fumetto appunto non di fiction, ma legato all'attualità, alla storia, ma anche alle biografie, insomma, comunque questo è il taglio che ha il festival. Quindi sì, una differenza notevole rispetto al Comic Con, per esempio. Non c'è una parte di fiera, diciamo, di vendita. Siamo un'associazione culturale che organizza il festival, e il festival si è finanziato sempre principalmente attraverso fondi comunali o regionali. Stavo dicendo, sì, a proposito di una rete di scambi, io trovo invece che le differenze che ci caratterizzano possano fare il punto di forza, e che può essere sì una, per esempio, se sarà mantenuto in questi nuovi bandi che usciranno per il nuovo settennato, un finanziamento, una linea di finanziamento dedicata ai festival europei, partire con una rete di festival italiani può essere già un'idea in qualche modo vincente, diciamo, se non altro in partenza, però un unico portale che raccoglie i vari festival, che potrebbe essere sia un portale che funziona a livello promozionale, ma anche un portale che funziona a livello di archivio storico, mi viene da dire, no? Che raccoglie il vissuto, quello che è stato di un po' di tutti. Stiamo preparando una 10ª edizione, quindi con me come Gazzi abbiamo fatto la 9ª. E poi c'è un numero zero che, diciamo, era la nostra sperimentazione romana per capire quale fosse la cosa. E noi abbiamo una struttura, questa ONUS organizza in realtà una serie di cose che hanno a che fare non solo con fumetto ma con l'architettura. Noi organizziamo due eventi, uno annuale che è Crack e un altro che è biennale che si chiama Babel, che è un festival sull'architettura. Sull'abitare critico, quindi su tutte quelle forme non propriamente progettuali, ma che costruiscono nel territorio abitare. Effettivamente grazie a questo è un festival di networking, cioè non ci interessa, non abbiamo mostre da esportare, abbiamo circa ogni anno da 10 anni 300
50, non so manco dire quanti artisti che partecipano, di cui una larga parte sono italiani e sono dai più giovani, sono veramente ragazzini, certe volte anche al di sotto dell'età legale, diciamo, e fino a, insomma, tutte le produzioni che in Italia si sono agitate e più o meno insomma, hanno partecipato. E quindi diciamo che il nostro obiettivo non è quello di costruire né mostre né stand né esposizioni, non è un pezzo di mercato né è una forma espositiva, ma è un luogo dove si scambiano le esperienze. Come in questo caso l'incontro si può fare perché c'è questo festival, insomma. Ovviamente anche io sono super felice, insomma, di che ci sia stata questa idea. Non c'è mai venuta perché credo che, insomma, tutti noi siamo appunto più abituati che in Italia ognuno, insomma, si muove un po' secondo le logiche. Noi abbiamo un rapporto col comico da sempre, dal primo anno. Devo dire che Alino ha sempre dato il più spazio possibile alla presentazione delle nostre cose, quando ne avevamo bisogno, quando bisognava far fermare il festival, quindi quando avevamo bisogno di utilizzare il suo bacino pubblico, che è esattamente molto, sì, culturalmente è veramente l'unico festival generalista che però ha radici comuni al nostro, no? Che individua una via del fumetto, che è una via del fumetto invece che non ha niente a che fare con l'industria fumetto, con lo spettacolo fumetto, ma che ha a fare proprio con la narrazione, struttura, cultura e produzione di contenuti del fumetto. Come è cominciato questa cosa? Nessuno di noi innanzitutto è del settore fumetto, cioè io sono un appassionato, leggo fumetti da ragazzo. È partito così, come davvero tutto in sordina. Tecnicamente le prime due edizioni sono state organizzate ufficialmente dal comune di Ramazia Terme, ovvero un gruppo di volontari che hanno organizzato per il comune questa idea, questa cosa, perché il comune ci aveva, allora si chiamava Spazio Aperto Giovani, un posto dove i giovani si potevano, insomma, organizzare, fare eccetera eccetera. Abbiamo avuto Ivo Milazzo, per esempio, una mostra di Lucio Parrillo. Cioè, alla seconda edizione c'è stato un salto esponenziale a livello organizzativo e di ospiti e di presenze e di cose. Quindi nei quattro giorni di fiera, nel cinema, dal primo pomeriggio fino alla notte fonda, la ripetizione, film d'animazione, che può essere Stanno Iron Man, oppure che ne so, Il Grande Potente Oz che abbiamo fatto, o altri. Il nostro festival è un festival comunque tematico, è un festival che, diciamo, come diceva Luca in apertura, è di produzione. In che senso? Senso che potrebbe sembrare antitetico vedere Dylan Dog parlare di produzione. Noi siamo riusciti a stringere delle partnership partendo comunque da una consapevolezza, ovvero non siamo il primo festival del fumetto in Italia, e cercare appunto, e quindi di sposare questi partner, in primis la Bonelli, per utilizzare, come abbiamo fatto per esempio in questa edizione, personaggi di Dylan Dog per mettere in evidenza il nostro territorio. Ce ne faremo un albo ambientato, diciamo, a Cosenza. L'aspetto fondamentale, prima o principe, che ci ha portato a chiamare gli altri festival qua oggi, è proprio quello di studiarci, cioè intanto riconoscerci per valutare delle strade comuni che possono garantire una sostenibilità. E io la vedo da un punto di vista mio, sia in termini, diciamo, di mantenimento del festival, ma senz'altro in termini di mantenimento di tutte quelle che sono le infrastrutture che possono garantire il mantenimento, diciamo, di un festival, e lo sviluppo di un'attività continua, se vogliamo, proprio nel tempo.